chiaro che i primi momenti sono stati molto difficili per tutti, perché abbiamo dovuto riorganizzarci completamente e riorganizzarci anche mentalmente. Però siamo persone preparate, ok? Quindi ricopriamo un ruolo importante in prima linea, e con la squadra che ho alle spalle sicuramente ce la facciamo. Riusciamo a far fronte a questa emergenza, lo dimostriamo quotidianamente tutti i giorni. E il momento più brutto sicuramente è quando la persona peggiora, quindi deve affrontare una terapia intensiva. Ecco, lì veramente ti senti impotente, però dall'altro lato c'è anche chi ce la fa. Quindi il rientro in reparto di un paziente che avevamo trasferito in terapia intensiva sicuramente dà fiducia, dà forza per andare avanti. Quindi io credo che in questa emergenza tutti debbano dare un contributo, quindi rimaniamo a casa, che andrà tutto bene poi alla fine. E io sono fiduciosa, in questo ci credo.